Abbiamo registrato con dati alla mano, sono quelli forniti dai gestori dell'InfoPoint, una crescita del turismo, delle presenze qui in città nel periodo estivo, in particolare luglio-agosto, che si attesta intorno al 30% ed è un segnale estremamente importante, non solo di visitatori italiani ma anche stranieri che cominciano ad apprezzare l'Abruzzo interno, l'Aquila in particolare. E abbiamo notato anche come il Gran Sasso, il territorio, sia elemento di grande attrattività, quindi questo ci conferma sulla bontà delle scelte che stiamo facendo, che abbiamo fatto anche di recente, verso la montagna, ecco, creare servizi, attrezzature, servizi che possono essere messi a disposizione del turista. Chiaramente il Gran Sasso deve vivere tutto l'anno e non può essere limitata la sua attrattività al periodo invernale. Quest'estate abbiamo avuto questa conferma con i tanti eventi, tante iniziative che sono tenute sul Gran Sasso, in città e sul territorio. Certamente gli eventi straordinari come quello della rassegna del jazz aiutano moltissimo, anche se abbiamo tutti notato che forse eravamo un pochino non pronti, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione, bar eccetera, perché qualche attività era anche chiusa. Dico soltanto che per creare un sistema turistico che produca c'è bisogno di sinergie, bisogno di fare squadra, tutti, pubblico e privato, devono remare nella stessa direzione. Quindi dobbiamo cercare insieme di fare di più e meglio in prospettiva, perché ci sono tutte le potenzialità per fare bene. Si sta facendo uno sforzo con gli investimenti che l'amministrazione e il sindaco in testa stanno attivando, devono andare in questa direzione di rendere fruibile la montagna, di rendere accogliente, di garantire servizi indispensabili. Diversamente anche la più bella montagna rischia di non essere attrattiva. E di ieri questo grande evento del jazz, però io personalmente ritengo che siano due cose diverse. La perdonanza va sviluppata, rilanciata, resa sul piano culturale, spirituale, maggiormente attrattiva, ma ha la sua identità storica e bisogna spingere in questa direzione, renderla più visibile e conosciuta all'esterno, fuori dall'Aquila. Il jazz è un evento straordinario che parla a un altro mondo, che deve avere la sua specificità, che non deve essere né deve scopiazzare Umbria Jazz né deve essere inserita in un altro evento che ha la sua particolarità come la perdonanza. Io penso che dobbiamo, e il ministro ci ha dato conferma, proseguire valorizzando questo evento, fanno un fatto specifico, musicale, straordinario che parla a quel mondo. Noi dobbiamo essere capaci di integrare la nostra offerta turistica e superare anche qui il campanilismo costa, montagna, Abruzzo interno, Abruzzo costiero. Sempre, a maggior ragione nel turismo, vale il discorso di una unitarietà di proposta, quindi una offerta turistica integrata, mare e montagna. Non sempre il mare può essere soddisfacente per il turista che stanzia lì, alcuni giorni possono tranquillamente venire qui all'Aquila e viceversa. Quindi io sono per ragionare insieme con la regione per mettere l'Aquila al centro di una proposta turistica integrata, complessiva.